Oh, e allora Riot è in grado di fare un gioco diverso da League of Legends. Finalmente, così posso scaricare il launcher Riot e giocare qualcosa di loro. Che poi, raga, piccola parentesi, a me fa ridere sta cosa perché io non gioco a League of Legends, ma sono tra i soci fondatori dei Raccoon, che è uno dei principali team di League of Legends italiani. Non lo sapevate? Sapevatelo. Vabbè, piccola parentesi. Ma oggi non parleremo ovviamente di League of Legends, ma del cosiddetto Project A, che ha preso il nome definitivo di Valorant. Ho avuto la fortuna di provare il gioco nell'ultima settimana insieme ad altri baldi giovani di nostra conoscenza, fra cui Power, Al e Stermi. Questi ultimi due in particolare, sempre con grande gentilezza e che ringrazio davvero tanto, hanno dato in prestito per questo video alcune delle loro giocate. Perché mostrare magari quelle mie due sculate che ho fatto forse non serve a riempire un video intero. Quindi un mio ringraziamento particolare va ai due fratelli italiani più OP che ci siano. Se non sapete chi siano Al e Stermi, vi basta sapere che sono tra due dei più forti player in ambito mondiale di Quake. E ho detto tutto. Ovviamente, qualora vi interessi sapere di più, qui sopra vi lascio i loro canali. Valorant, in sintesi, è un FPS tattico 5-on-5 dove si vince al meglio di 24 round. I due team ricopriranno a vicenda il ruolo di difensori o attaccanti, che dovranno gestire tre punti dove piazzare l'ordigno, che in caso di esplosione farebbe vincere il team in attacco. Sì, lo so che state pensando. È Counter-Strike. Ve lo confermo, eh? Però ci sono dei ma. Così tanti ma che rendono Valorant un gioco molto particolare e degno d'attenzione. Questo gioco, che come League of Legends sarà free to play, punta a diventare uno dei più rilevanti, se non il più rilevante, degli sparatutto online competitivi. Almeno questo è l'obiettivo di Riot e che, in base a quanto abbiamo visto, ha tutte le carte in regola per avere buone possibilità. Partiamo dalle caratteristiche tecniche, quel che più può farci intendere quanto si sia speso per la realizzazione di un prodotto creato appositamente per la scena competitiva. In primis, il servizio messo a disposizione. Infatti, per Valorant, Riot metterà a disposizione esclusivamente server dedicati a 128 di T-Crate. Per chi non lo sapesse, senza entrare troppo nei dettagli, altrimenti faremo notte, il T-Crate di un server è il numero delle volte in cui, per ogni secondo, il server aggiorna lo stato dei giocatori all'interno del proprio mondo e di conseguenza il numero di volte in cui calcola interazioni, hit, miss e così via, per poter comunicare poi ai giocatori, client, cosa gli succede. È facile immaginare quindi che maggiore questo valore, maggiore la precisione e la fluidità delle azioni che accadranno in un match. Con una riduzione del fastidioso "ma ce l'avevo nel mirino, ho sparato, non gli ho fatto niente". Praticamente ogni cosa che riguarda l'hitscan sarà molto molto più curata. In molti dei giochi multiplayer di tutti i giorni, i server utilizzati sono nel migliore dei casi a 64, ma anche meno. Da una rapida ricerca su Google, giochi come Fortnite e Apex usano T-Crate 30, Overwatch 60 e Minecraft solo 20. Anche se, vista la natura del gioco, non è che importi più di tanto, eh. Quindi, anche nei migliori dei casi, parliamo della metà di quel che viene messo a disposizione da Valorant. Questo come si traduce? Maggiore precisione delle azioni, sincronizzazione dei modelli e delle hitbox quasi perfetta ed una generale sensazione di fluidità. Giusto per chiudere con una piccola nota tecnica, mantenere un valore di T-Crate più alto ha un alto costo a livello di hardware per i server, che dovranno essere in grado di garantire sotto stress il T-Crate dichiarato. È normale quindi che per giochi molto diffusi come Fortnite il valore di T-Crate sia dettato anche da considerazioni economiche. Non è strano infatti che nei match competitivi ufficiali vengano messi a disposizione dei pro player server dedicati con T-Crate più alto e stabile. Questo dimostra anche come Riot punti molto su questo titolo, anche per questo piccolo dettaglio che comporterà aumenti a livello di costi di infrastruttura, per un gioco che sarà fondamentalmente gratis e con l'obiettivo dichiarato da Riot di fornire, basandosi sulle reti attuali mondiali, un ping inferiore a 35 millisecondi per almeno il 70% dei giocatori. Sì, possiamo lamentarci quanto vogliamo delle linee italiane, però questo è l'obiettivo dichiarato da Riot, quindi stiamo parlando di obiettivi. Anche durante la presentazione del gioco di qualche mese fa, abbiamo visto come la maggior parte dell'impegno di Riot è stata quella di creare un maggior equilibrio tra giocatori, fornendo il migliore dei sistemi possibili per sincronizzare, come abbiamo appena detto, modelli e hitbox. I giocatori di Counter-Strike, specie quelli più anzianotti di CS 1.6 e CSS, tra cui il sottoscritto, sapranno benissimo a cosa mi sto riferendo.
Infatti, uno dei problemi che si è puntato a risolvere all'interno di Valorant è il vantaggio di chi fa il pick, vale a dire che per tutte le cose sulla sincronia di cui abbiamo appena parlato, generalmente, a grandi linee, chi si sporge da un angolo per primo ha buona possibilità di vedere il nemico un istante prima e quindi ottenere un grosso vantaggio tattico all'interno del gioco. Fin dal day one sarà inoltre presente un anti-cheat proprietario presentato come un sistema bello tosto da girare o bucare. Sì, lo so, come molti altri sistemi occorrerà aspettare che il gioco venga rilasciato e buttato alla massa per vedere come si comporterà questo anti-cheat, quindi non mi dilungherò più di tanto a parlare appunto del sistema di sicurezza. Più che altro è molto interessante la tabella dei requisiti minimi e consigliati. Ci è stato detto inizialmente che Valorant avrebbe potuto girare tranquillamente anche su un tostapane. Ed effettivamente il requisito minimo per Valorant è dato da un processore Intel i3-370M, quindi praticamente il portatile, e scheda video integrata Intel HD 3000. Mentre tra i raccomandati, ossia per ottenere almeno 60 frame al secondo, troviamo un Intel i3-4150, scheda video GeForce GT730 e 4 GB di RAM. Devo ammettere che per un FPS tattico un biglietto d'ingresso hardware così basilare rende il tutto molto più frizzante e soprattutto accessibile quasi per chiunque. Certo, bisogna vedere anche la linea, ma quello varia a seconda del luogo e anche dalle aspettative del giocatore. Magari per una partita un po' più rilassante il ping leggermente più alto può non essere una tragedia. Detto questo, e capito definitivamente che Valorant lo possiamo installare, passiamo al gameplay, anche perché la lore ed il contesto, oltre a non essere stati esplicati al massimo, sono decisamente secondari per il tipo di gioco che stiamo per affrontare. La prima sensazione che ho avuto è stata... Is this Counter-Strike with poteri? Perché parliamoci chiaro, di questo si tratta. E non è un male, assolutamente, considerando che lo si ottiene gratuitamente. Quel che è importante specificare è che i poteri, più o meno soprannaturali di ogni personaggio, non sono determinanti in termini di attacco, ma piuttosto di vantaggio tattico. Giusto per essere chiari, un player esperto di Counter-Strike messo da solo contro 5 inesperti che spammano le loro ultimate ha comunque buone possibilità di cavarsela in fight anche da solo. Ovviamente questo mio concetto è estremizzato, ma serve per rendere l'idea. Prima di mettere in evidenza alcune delle abilità dei personaggi disponibili, occorre vedere come sono caratterizzate le varie fasi di gioco. La prima ovviamente è quella di acquisto. Rispetto a CS abbiamo qualche differenza sostanziale e alcune davvero interessanti. La prima è che abbiamo la possibilità di muoverci all'interno della nostra area, che è bella grande per essere una zona di spawn, e nel mentre potremo procedere agli acquisti. Oltre alle armi e eventuali corazze, anche qui distinti in leggero e pesante, possiamo acquistare anche le abilità del nostro personaggio. A seconda del tipo che sceglieremo e dell'abilità specifica, possiamo acquistarne da 1 a 3. Ovviamente, tolte le abilità individuali, tutto il resto dell'armamento è uguale a tutti i personaggi in gioco. La particolarità è che rispetto alle armi e le armature, le abilità acquisite, qualora dovessimo morire in game, non ci verranno rimosse e potremo utilizzarle nel round successivo. La questione del movimento libero in una zona così ampia in fase d'acquisto ha diviso il giudizio di chi l'ha giocato in anticipo. La maggior parte dei giocatori, me compreso, hanno trovato interessante la possibilità di potersi posizionare in anticipo nei vari punti dove ogni personaggio andrà a attaccare o difendere, in maniera tale che le azioni possano essere più rapide e soprattutto i movimenti iniziali di entrambi i team possono essere meno calcolati dal nemico. Giusto per fare un altro esempio, rimanendo nell'ambito Counter-Strike, immaginate... su Dust 2 da CT in fase d'acquisto di poter arrivare fino alla fine di lungo oppure verso B arrivare fino all'ingresso di buio, mentre appunto zona di buio è il corridoietto di, alla fine in fondo a lungo, praticamente la parte che distingue T e CT sono zone neutre oltre le quali appunto si possono muovere i giocatori. Rimanendo a parlare delle mappe, per ovvi motivi non abbiamo avuto modo di provare tutto, ma abbiamo notato dei tratti caratteristici per ognuna, tipo che sono composte da tante stanze con molti angoli ciechi, ma per fortuna con poche coperture piazzate nei posti più strategici. Una caratteristica delle mappe di Valorant, inoltre, sono i teletrasporti. Generalmente essi vanno da est a ovest della mappa o viceversa e possono essere usati da entrambi i team verso una sola direzione, quindi sono a senso unico, altrimenti si potrebbero verificare situazioni abbastanza strane. A livello tattico possono essere ottime soluzioni sia per l'attacco che per la difesa.
Nelle mappe provate abbiamo avuto, rispetto a Counter-Strike, 3 punti bomba rispetto ai canonici 2. Non so se ci saranno cose diverse su mappe successive, ma al momento è così. Comunque, per la difesa può essere utile avere maggiore scelta sul viaggio per dare supporto al resto del team che sta magari proteggendo il punto dalla parte diametralmente opposta alla nostra. Per esempio, se ci troviamo in C, possiamo arrivare in A da mid, dal nostro spawn, dallo spawn nemico o anche dal teletrasporto. Quest'ultimo può essere un rischio, ovviamente, qualora qualcuno lo stesse tenendo d'occhio, ma allo stesso tempo ci garantirà un arrivo rapido in zona. Stessa cosa in attacco, può essere un'ottima soluzione per rendere più dinamici non solo gli spostamenti rapidi da un punto all'altro, ma anche per architettare fake più efficaci. Fortunatamente, per la poca presenza di fronzoli in giro, è molto facile memorizzare le mappe e soprattutto siamo riusciti in poco tempo a elaborare delle call efficaci e soprattutto comprensibili al primo tentativo senza particolari difficoltà. Chiudendo la parentesi acquisti, prima di addentrarci nel settore armi e mira, sono state aggiunte un paio di chicche che ci aiuteranno a gestire meglio l'economia della squadra. Nella schermata d'acquisto solita avremo 3 pulsanti dove possiamo dire che stiamo per fare un round eco, abbiamo tanti soldi, oppure chiedere a qualcuno di acquistarci un'arma, eventualmente specificando quale. In particolare in quest'ultimo caso vi è la possibilità, senza effettuare il solito giochetto del comprare e buttare a terra per il compagno come si usa su Counter-Strike, possiamo acquistare direttamente un'arma a un membro specifico del team che l'ha richiesto. Sarà anche un dettaglio, ma l'ho trovato molto carino. Veniamo dunque a uno degli aspetti più delicati del gioco, il gameplay. Beh, premettendovi che per farvi un'idea vi occorrerà semplicemente provare il titolo non appena sarà disponibile, devo dirvi che si avvicina parecchio a un mix di CS 1.6 e CSS. Per chi non avesse dimestichezza con Counter-Strike, vi rendo il concetto in maniera molto semplice. A meno che tu non stia sparando da fermo, i tuoi colpi non andranno mai dritti dove stai puntando. Se spari rafficoni troppo lunghi, i colpi se ne andranno da tutte le parti. E in parole povere, devi sapere come muoverti, quando puoi sparare e soprattutto devi farlo poco e preciso. Muoviti, fermati, spara, muoviti, fermati, spara. Funziona così. È stato divertente come nelle prime partite con gli altri ragazzi abbiamo man mano individuato in tutte le armi di Valorant il loro equivalente DCS. Il Phantom è praticamente l'M4, il Vandal l'AK, l'Operator l'AVP, il Marshall lo scaccino, lo Scout, e così via tutte le altre armi. Fortunatamente, se avete esperienza pregressa di Counter-Strike, ne trarrete molto vantaggio, ma veramente tanto. Una delle differenze sostanziali però è che molte delle armi, non tutte, abbiano la possibilità di poter puntare con il loro mirino olografico. Questo in molti casi ci permetterà di avere una mira più stabile a discapito della velocità di movimento e soprattutto potremo avere delle cadenze di tiro differenti dal tiro normale. Questo per non offrire troppi vantaggi nel puntamento con mirino. Il time to kill è veramente breve e per molte armi saranno sufficienti pochissimi colpi per buttare giù l'avversario. L'unica cosa da precisare è che non tutte le armi produrranno headshot istantanei, ma solo al secondo o terzo colpo al massimo in caso di armatura. Gli unici a fare eccezione, stando alle nostre prove, sono i due fucili d'assalto principali, ossia il Vandal e il Phantom, che tappano la testa anche in full armor. Poi vabbè, abbiamo anche l'Operator, che prende quel nome per significare OP, oppure se lo vogliamo chiamare in maniera diversa, la VP del gioco, che è in grado di one-shottare tutti, anche full armatura e full vita. Anche questo, come in Counter-Strike, è dotato con il tasto destro del mouse di doppio zoom. Al terzo ritorneremo all'Hipfire. Parliamo invece ora dei personaggi. Ne abbiamo provati 8 durante il nostro periodo di prova e probabilmente al lancio dovrebbero essere 10. Non sono sicuro di questa cosa, prendetela molto con le pinze. Eventualmente ce ne saranno altri nel corso del tempo. Come ho già detto inizio video, quasi tutte le abilità di ognuno di essi sono incentrate sul vantaggio tattico più che sull'attacco. Ovviamente esistono delle eccezioni, ma c'è da ricordare che alla base chi la fa da padroni sono i fucili, quelli che qualsiasi personaggio può acquistare e utilizzare nello stesso modo di tutti gli altri. Più che Overwatch, come sembrava all'inizio quando Valorant è stato annunciato, le abilità dei personaggi ricordano vagamente quelle degli operatori di Siege. Abbiamo personaggi come Phoenix, che per esempio sono in grado di lanciare delle mini flash oltre gli angoli, oppure Sova, una specie di Hanzo in grado di lanciare delle frecce che mostrano, nell'area d'impatto, la presenza di eventuali nemici, che verranno comunque
avvisati di essere stati sgamati. Per quest'ultimo ho trovato particolarmente interessante la funzione, tramite il tasto destro del mouse, di poter scegliere quanti rimbalzi deve effettuare la sua freccia prima di piantarsi. Possiamo selezionarne da 1 a 3, in maniera tale da poter far arrivare il nostro sonar più in profondità o in luoghi specifici qualora fossimo abbastanza abili. Ogni personaggio è generalmente dotato di 3 attacchi speciali unici più una ultimate. Per esempio, una delle più utili tra quelle provate è quella di Viper, che oltre ad essere ottimo waifu material, in particolare se vi piace essere dominati, è in grado di produrre una nube tossica all'interno della quale solo lei ha visione chiara di chi vi passa all'interno, in maniera tale che nonostante si sappia precisamente dove si nasconda, non è detto che entrandoci per eliminarla ne usciate vivi. Ottimo escamotage quando si resta da soli a badare che il dispositivo piazzato esploda. Oltre a questo, è in grado di offrire anche diversi vantaggi tattici di squadra. Importantissimo, per esempio, la cortina velenosa in grado di coprire una lunga distanza dove il team risulta coperto dallo sguardo nemico, ma non dai loro proiettili. Insomma, senza entrare troppo nel dettaglio di ognuno di essi, come accade in molti giochi dove intercorrono abilità uniche dei personaggi, occorrerà non solo affiatamento del team, ma anche coordinazione nella scelta dei personaggi per riuscire a trarre il miglior risultato, basandosi anche dal tipo di strategia che vorrà adottare la squadra, se si è più stealth, dive, tattico, aggressivo, difensivo e così via. Ovviamente, una volta scelto il personaggio, prima di cominciare il match, rimarrà quello per tutta la durata della partita, anche dopo il cambio side delle squadre. Come ultima nota da aggiungere, che mischia map design, gameplay e abilità dei personaggi, all'interno delle mappe possono spawnare sfere di energia in grado di aggiungere punti per la ricarica dell'ultimate del personaggio che le raccoglie. Per evitare di prendersi a botte tra compagni di squadra, sarebbe il caso concordare chi deve raccoglierla a seconda dei casi. Valorant è un titolo che sinceramente mi ha sorpreso in maniera positiva, nonostante il molto scetticismo che avevo prima di provarlo. La mia idea iniziale era quella di una brutta copia di Counter-Strike resa più semplice e adatta a un grande pubblico. Posso dire con certezza che l'unico lato che rende il gioco adatto a un grande pubblico è dato dai requisiti minimi molto bassi e dall'essere completamente gratuito. Nonostante, come League of Legends, sarà possibile acquistare skin per armi, non comportando quindi alcun vantaggio in termini di gameplay. Purtroppo, la mia previsione riguardo al gioco, e spero sinceramente di sbagliarmi, è che in Italia, e più nello specifico nel circuito mainstream, difficilmente troverà collocazione. Non perché sia un brutto gioco, non lo è, anzi, a me è piaciuto particolarmente. L'unico problema è che, essendo molto simile a Counter-Strike, richiederà davvero molto tempo, pazienza e frustrazione per riuscire a trovarsi a proprio agio durante le prime ore di gioco. Il gameplay non è facile da imparare e soprattutto l'ingresso al titolo è avvantaggiato per chi proviene da Counter-Strike, quindi fin da subito ci sarà questa grande disparità tra chi è abituato a quello stile di gioco più punitivo e complesso rispetto ad altri giocatori che o provengono da League of Legends e provano il titolo perché sono affezionati al brand Riot, oppure coloro che sono abituati a sparatutto più permissivi e intuitivi come meccaniche. Ne gioverà però l'ambito eSport, che potrebbe trovare in Valorant un titolo degno tra gli sparatutto di rilievo nell'ambito competitivo. Del resto va ricordato che questo gioco è nato per l'ambito competitivo. L'attenzione dedicata alla personalizzazione totale delle impostazioni di gioco fa di Valorant un ottimo titolo in grado di piazzarsi di prepotenza tra i principali sparatutto tattici, quindi Siege e Counter-Strike GO. Infatti, tra le varie opzioni, avremo anche poligoni e simili creati con lo scopo di perfezionare la sensibilità del proprio mouse direttamente in gioco. Per esempio, il muretto per imparare i flickshot l'ho trovato particolarmente utile per limare le proprie impostazioni al fine di trovare i giusti settaggi che fanno al caso nostro. Ovviamente, per un gioco del genere, solo il tempo, il lancio del gioco e la ricezione del pubblico potranno dirci quale sarà la direzione che Valorant prenderà. A me, personalmente, nonostante lo scetticismo iniziale, mi sembra di aver giocato a un titolo sul quale ci sia stato un impegno particolarmente evidente per rendere il tutto più perfetto possibile in un ambiente di gioco calcolato e ragionato per essere competitivo e giusto per ogni giocatore. E voi? Cosa ne pensate? Come sempre, discutiamone qui sotto nei commenti. Per oggi penso sia davvero tutto. Spero che questo periodo, come sempre,
vi stia andando bene, stiate riuscendo a sopravvivere bene. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.